ancora per i piedi di Verna, poi l'apertura su Bahia che di testa fa proseguire, arrivava Soudas anticipato, poi buona la chiusura e buono anche il disimpegno dei giocatori del Potenza. Pallone che termina poi tra i piedi di Tidak, giocatore olandese di origine marocchina, serve Greco, poi Tidak, Greco, discorso quasi segnato come destino. Ancora Potenza, il lancio a cercare Ricci, anticipo di Fazio che poi viene, palla è a destra, grazie, arriva Martinelli e poi ancora Potenza che torna, una guardia dell'area, bello il lavoro di Sandri che se ne va, elegantis. Terzino destro che adesso è diventato un ottimo centrale, ancora Sandri al limite, Lazza resta lì, al limite dell'area, molta confusione. Subentra Kidak, sostegno da parte di Carnielutti, poi mente con ordine da Carnielutti. Kidak filtra, ancora fermato Martinelli. Gli ultimi 5 minuti del primo tempo, più secondo me un minuto di recupero c'è stato per l'infortunio a Matino, poi risolto intervento del Greco e poi col sinistro sparacchia via a cercare Sandri, ancora Kidak, Ricci, ripiegamento difensivo di fare di andare a colpire, a battere verso Greco, rimessa di Paglie, la palla danza, non c'è fallo, non c'è trattenuta, tutto regolare, prova a partire il Potenza, Kidak lo prende, Paglie, Kidak va in uno contro uno, palla sul destro, sul sinistro, poi l'appoggio all'indietro perché arriva Carnielutti a dare manforte, il cross di Carnielutti che diventa i giocatori in campo, e se Catanzaro cambierà atteggiamento dopo questo risultato che è cambiato proprio là dove i pugliesi invece sembravano essere. Carnielutti cerca la verticale, retrocede a gestire palla, compone, poi Potenza riorganizza dalla linea più arretrata, costruzione dal basso con il difensivo di Gigli, quindi Carnielutti che arriva di gran carriera, che riesce a evitare l'impatto col fronte offensivo avversario. Dopo la partita vissuta male a Como, altro pallone. Palla è indirizzata verso Vasquez che prova a girarla per Baye. Ingaggia il duello Baye con Kidak, alla fine lo vince sul rimpallo. Ci sono i giocatori offensivi con Salvemini che poi deve ripiegare perché ha già ripiegato la retroguardia del Catanzaro, ma il Potenza ha alleggerito la pressione, si è portato nuovamente alla metà campo dei calabresi, puro all'indietro. Poi ancora l'intervento di Kidak, quindi eccolo Koblar che va a lanciare in profondità, poi ancora Salvemini. Chiede l'appoggio a Koblar, non è un buon pallone questo perché non filtra bene e alla fine die vrouw heeft er een sport van gemaakt, want die heeft zoveel online staan. Jesus Christ, aan beeldjes en dingen, denk ik, dat kan niet.